Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi una nuova ricetta, sempre di mia sorella Luisa. Ci serviranno 200 g di farina, 120 ml di acqua tiepida, un cucchiaino di lievito di birra secco, un cucchiaino di sale, un cucchiaino di zucchero e un cucchiaio di strutto. Allora, per prima cosa va a sciogliere il lievito nell'acqua tiepida con un cucchiaino di zucchero. Lascia da parte, pesa la farina, la mette nella ciotola, aggiunge il lievito, aggiunge lo strutto e poi il sale. Impasta velocemente in modo che lo strutto si incorpori bene, poi copre con la pellicola e lascia lievitare per un'ora. Dopodiché va a stendere un pochettino l'impasto, divide in 6 parti uguali, circa 60 g l'una, li mette sopra alla griglia, diciamo, della vaporiera con un pezzettino di carta da forno sotto, come vedete nella foto. E li lascia riposare in forno con la luce accesa per un'altra ora. Dopodiché li prende, li divide perché cresceranno molto. Ha già messo a scaldare una pentola con dell'acqua, mette la griglia sopra e li lascia cuocere per 25 minuti. Dopo li mette a raffreddare su una griglia. Eccoli qui, pronti e morbidissimi. 1, 2, 3, come on!